Summer Paradise, la canzone dei Simple Plan con Sean Paul. 4 e 9 minuti sulla Radio del Sud, su Radio Norba. Sì, con Marco noi. Guacci, Claudio Cesaroni, ma ci soprattutto ci siamo. Ritroviamo due che Radio Norba l'hanno fatta. Proprio in questa fascia, tra l'altro, esatto, tra le 3 esatto. e le 5, molti anni fa, ma neanche tanti, poi tantissimi. C'erano qui Pio e Amedeo, che ritroviamo. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, Guacci. Bello, ciao, Claudia. Ciao, bellissimi. Ciao, stupendissima. Come state? Bene. Noi bene. Siamo molto felici di rivedervi. Anche noi, Marco, peccato non poter raccontare tutti gli aneddoti della nostra vita privata. Ma se volete, ragazzi, potessero parlare. Lo faccio io, che ho assistito ad un fantastico fuori onda. No. Ci siamo anche contenuti. Ci siamo contenuti in realtà. Perché guarda, io in un periodo abbiamo abitato insieme nella stessa casa, io, Pio e Marco Guacci. Sì. E già fa ridere. Però così, non no? Non intervieni, dettagli no, avanti. Allora, sembra una di quelle barzellette, no. Eravamo io, Pio e Marco. Ragazzi, Guacci. In realtà io oggi ho pubblicato una foto su Instagram e mi sono ricordato dei tornei alla PlayStation. E io mi sono ricordato di altro, Marco, No, ma volevo dire perché avevamo tipo delle domande, delle altre domande. Comunque noi volevamo fare qualcosa che avesse un pochino di contenuto. Dico, ogni volta che noi veniamo a Radio Norba, di solito, no, sai, gli artisti fanno promozione in giro. Noi non riusciamo mai a fare promozione perché in radio, a Radio Norba, parliamo dei cazzi nostri, essendo noi famiglia. Come stai? Tutto a posto? Che stai? Come stai? A proposito, presidente, tutto a posto? Infatti, vi saluta Mia, che è qui. Vi salutano. Allora, ragazzi, fermi tutti un attimo. Allora, intanto vi vediamo in forma smagliante, ma sicuramente siete anche belli che stanchi perché state preparati un super show. È bello sempre dirlo il giorno prima. Dimmelo sabato mattina, dopo venerdì sera. Dimmelo sabato mattina. Ho capito che in questo momento allora, magari diciamo state grattando, però insomma. No, sì, esattamente. Allora, diciamo che non si dice mai, però sì. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. È un varietà, è un bel mix perché sembra una cosa degli anni 80, anni 90, però con un tocco di futurismo. Siamo dei giovani vecchi, quindi siamo riusciti a miscelare questa cosa. Sta dicendo questa cosa in tutte le interviste, non so come è imparata a memoria. Ma perché ha l'evidenziatore in mano? Scusate, che cavolo gli è venuto in mente di dire sempre la stessa cosa che io facendo? Non condivido. È uno studio fighissimo, ultra moderno, pieno di LED. Abbiamo LED ovunque, cambia ambientazione da un secondo all'altro, quindi già quello basterebbe. Peccato poi che ci siamo noi sul palco. Allora, la prima ci abbiamo, cioè, tu immagina il camerino, adesso dico un'anteprima a quella di Norba che so che non potevamo dirlo comunque. Dai. Non li abbiamo annunciati nel promo, ma c'è un pezzo dove ci saranno dei cantanti neomelodici famosissimi. So che apprezzate l'articolo. Già ho capito. Angelo Famao, Daniele De Martino, Nico Desideri. E tu immagina il camerino, questi al camerino loro, sì. E a fianco Francesco De Gregori. Immagina che ambiente c'erano i camerini. Ma che atmosfera! Io infatti quando ho visto Francesco De Gregori ho pensato, bah, povero Francesco, ma sai cosa gli aspetta? Sì. Ah, poi la prima abbiamo anche Tommaso Paradiso, abbiamo Maria De Filippi, abbiamo Francesco Pannofino. Ragazzi, com'è Maria De Filippi da vicino? Cioè, com'è quella persona? Ma noi la conosciamo bene perché ci andiamo spesso da lei. Sì, però certo. Il fatto che sia venuta lei da noi è stata una grande bella cosa, una bella cosa, perché non ce l'aspettavamo, perché lì da Roma non ti sposta mai. Sì, bello, veramente non ce l'aspettavamo potesse succedere, invece lei è carinissima, poi alla fine è venuta e facciamo anche una cosa bella con lei. Allora, come immaginavo, ragazzi, scoop, ha chiamato Marco Montrone che ci segue, come vi avevo detto, e ha detto che vi ricordate tutto quello della che vi conviene esperienza qui in radio, ma non ricordate le sconfitte a calcio. Ma lo sai quando lo sai? Allora, il problema è che il presidente, insomma, io ero all'inizio, quindi è intervenuto quando arrivavo sotto porta, scartavo tutti e aspettavo Marco che arrivasse per farmi fare cose. Era incredibile perché giocavamo a pallone tutti noi dipendenti della radio, sì, e era bello come tutti si scansassero. Nessuno aveva il coraggio. Bravo il presidente, forte il presidente, però devo dire che sapeva giocare. Sì, io giocavo solo a lui. È bravo, però
però facile giocare così con l'appoggio di tutti, anche degli avversari. Questo voglio dire. Allora, io poi da foggiano mi ricordo quando faceva il gol, cioè quando facevano il gol loro, ovviamente tutti i Bari, facevano partire il trenino del Bari e mi volevano obbligare a fare questo trenino. Non ci siamo mai arrivati, a questo mai, a questo non siamo mai arrivati. A fare i lecchini del presidente sì, ma a fare il trenino no. Mi pare giusto, ragazzi, sono due cose diverse. Comunque mi piace questa cosa che siete rimasti esattamente stessi. Gli stessi cazzari di sempre. Si può dire cazzari? Che cambiamo a fare? Qua siamo dei miracolati, sorella cara. Ma tutti, anche voi, soprattutto Guacci. Amedeo, ma questi capelli così belli pomatati, sì. Ma chi te li ha fatti? No, non c'ho niente sotto, ah. E li riporto come Franco Strippoli. Sembra il pupazzo del biliardino. No, perché c'è un problema, sì. Perché noi stavamo girando il film con Gennaro Nunziante, che abbiamo sospeso, sì. Quindi nel film c'ho i capelli così lunghi e purtroppo non li posso tagliare. Perché poi ricominciamo a metà maggio. Ti posso fare un'altra domanda molto personale? Perché ho una mia, allora, una mia carissima amica. Una mia carissima amica più di 10 anni fa racconta di averti fatto ripetutamente la ceretta, no. E che tu, per un attimo mi si è gelato il sangue. Ragazzi, no, non lo direi mai in onda, smettetela. E che tu, magari è una di casa. Ragazzi, questa intervista è pericolosissima. Comunque tu ad ogni strappo volevi un bicchiere d'acqua. Vabbè, ma che discrezioni sono? È vero. Comunque, ma ha fatto la ceretta. Scusa, sì. ma se face... No, ragazzi, qui intervengo io. Ma che ceretta? Io me lo ricordo che si faceva col direttamente nel... Con rasoio. Nel lavandino, ragazzi. Dai, una roba impossibile. Ma che orrore. Non ho mai fatto la ceretta. Ho otturato il lavandino a casa di Guacci più volte perché mi bagnavo con rasoio. Poi quel bagno non aveva neanche la chiave, lasciamo stare, vabbè. A un certo punto avevamo messo la scritta guasto. Come gli autogrill, ma ragazzi, dove avete vissuto? Io gli autogrill, esatto. Avevo anche segnato delle domande. Ragazzi, quanto abbiamo fatto di intro? 8 minuti e 20. Comunque, noi volevamo farvi delle altre domande, volevamo metterci un po' di contenuto. Dai, una ve la faccio. Togliamo un altro pezzo, Benny. Ragazzi, questa è seria, vediamo come rispondete. Ma secondo voi perché piacete così tanto? Perché siete del sud? Ma secondo me, allora, partendo dal presupposto che noi del sud abbiamo una marcia in più, sicuramente dettata dallo slang, dettata dal fatto che siamo un po' più simpatici e che siamo goffi. E invece per quanto ci riguarda, forse perché siamo rimasti così. Cioè, di solito uno qua dice, cavolo, Pia Medeo fanno una prima serata sul canale 5, chissà come si presenteranno all'intervista così in radio. Vi faccio vedere una cosa, come siamo vestiti. Siamo vestiti come gli abbai che vanno a fare il rame vicino ai binari. Siamo veramente come, guarda, con le tute, basta, non è una cosa cioè, comunque, non mi è cambiato niente. Avete sdoganato l'infradito in radio e da allora lo metto anche è io. Diventato d'estate. Un must, ragazzi, da giugno a prima settembre. Prima non si poteva fare qui dentro, altro che. Ragazzi, esatto, grazie. Abbiamo cambiato il codice etico. Esatto. Grazie, quindi, ragazzi. Secondo me questa cosa di essere normale, noi siamo due persone. E basta, parli assai. Anche la mutanda, guarda, non è quella di Marco. Ragazzi, grazie. Ragazzi, è stato un momento bellissimo. In bocca al lupo, vi seguiremo. Bevi il lupo, mi raccomando. Avete detto domani sera? E certo, domani sera, orario dove? Canale 5, dopo Striscia la Notizia. Perfetto, appuntamento domani sera con Pio e Amedeo. Felicissima sera. Grazie. Viva Mario Norba! Sempre! E viva Pia Medeo! Grazie a tutti! Ciao a tutti, al presidente!